Tre aggressioni e danni di medici registrate nelle ultime settimane in Puglia. Si tratta di una dottoressa di una guardia medica aggredita a Bari da un suo paziente e di due medici di famiglia a San Severo e Taranto a cui sono state danneggiate le auto. Per questo i sindacati CGL Medici, SMIS, NAMI, UGS e SIMET si sono riuniti per chiedere l'intervento delle istituzioni. Il personale sanitario, hanno affermato in una nota congiunta, ha bisogno di lavorare in tranquillità per svolgere al meglio il proprio pesante e difficile lavoro, reso ancor più gravoso dalle tante carenze di un sistema sanitario nazionale ormai in condizioni disastrose per mancanza di una seria organizzazione e programmazione. A conclusione della nota, i sindacati lanciano un appello agli ordini dei medici, definiti poco presenti o balbettanti, affinché si attivino per competenza presso le autorità preposte. Nelle ultime ore, in difesa di medici e infermieri, è intervenuto anche il consigliere regionale Paolo Pagliaro, che ha chiesto alla regione di pagare il prima possibile la premialità Covid ai sanitari impegnati durante l'emergenza sanitaria della pandemia.